Siamo qui con Giuliano Battistini a continuare questa carrellata di atleti, dirigenti, tecnici che hanno fatto la storia dell'Atletica Saronno. Ricordo sempre, quest'anno sono 60 anni di atletica a Saronno, 60 anni sono una storia molto lunga e dentro questa storia, attraverso la conoscenza di tante persone, stiamo cercando di delineare valori, interessi, risultati di questa storia. Siamo qui appunto con Giuliano Battistini e qui siamo veramente agli inizi dell'atletica a Saronno. Giuliano Battistini, noto elettrauto saronnese, tutti lo conoscono, penso come elettrauto, magari un po' meno come atleta, ma io l'ho conosciuto come elettrauto, poi come atleta. Quindi Giuliano Battistini, data di nascita. La voglio giusta perché c'è un motivo. Data di nascita 11 agosto del 36, quindi fra 4 anni 78 anni, fra 4 giorni 78 anni, auguri. Grazie. Bene, quando abbiamo cominciato con l'atletica? Forza. Diciamo un po' seria. Un po' seria, cioè. Cosa succedeva? Che noi dovevamo fare, per poter partecipare ai campionati di società, dovevamo fare 12 gare. 12 gare. Perché 12 gare? Perché era il minimo che dovevamo fare. Allora, non avevamo, era difficile fare molte gare. Si potrebbe arrivare a stabilire le gare che facevamo. Ma a un certo punto, mi ricordo, io, Gian Domenico Ceriano, Gian Domenico, e il Ferrario Mario, l'allora presidente e sindaco di Saronno, Ceriani Francesco, ci ha detto che per fare 12 gare dovevamo fare i 400 ostacoli, era la 12ª gara, oppure dovevamo fare dopo i 1.500. Noi non avevamo atleti che facevano 10.000, 5.000, 1.500, capito? Non avevamo atleti che facevano 110 ostacoli. E quindi per fare 12 gare si potrebbe fare riassunto, no? Salto in alto, salto in lungo, salto triplo, lancio del peso, lancio del giavellotto, c'era Ceriani, lancio del lotto, lancio del non so se c'era lancio del lotto, se l'avevamo ancora Mascheretti. C'era Mascheretti, c'era. C'era, ecco. Insomma, dovevamo, ma non avevamo 12 gare per poter continuare la seconda fase. Allora ci hanno messo a fare quei tre lì, i 400 ostacoli. Se non facevamo un punteggio nella classifica, nelle tabelle di punteggio. Sì, nelle tabelle FIDAL. Tabelle FIDAL. Avremmo dovuto fare dopo tutti e tre i 1.500. Invece facendo quella gara lì, io sono stato il migliore, ho fatto 1.6.7, un minuto 6.7. E quindi non abbiamo fatto 1.500, perché era abbastanza. E avete coperto le 12 gare. Ed era a questo punto il 1955, ragionevolmente, qui sfruttiamo la memoria, diciamo che era il 1955. Quindi Battistini comincia a fare atletica in maniera importante, diciamo così, nel 1955, 19 anni, gli fanno fare i 400 ostacoli, fa 1, 0, 6 e 7, ma Battistini sui 400 ostacoli arriva a fare 55, 56. Come? Con che tipo di allenamenti? Cosa faceva Battistini allora? Bisogna tornare un momentino indietro. E infatti, siamo qui apposta. La pista qui a Saronno non esisteva, cioè esisteva ma non esisteva. Nel senso, cosa vuol dire esisteva non esisteva? C'era una pista di 400 metri che non era neanche precisa, mi pare 20 centimetri di scarto, ma comunque nella pista era finita la guerra, nessuno aveva fatto atletica,
c'erano quelli che sono chiamati San Carlino, quelle erbe alte così, no? Ok. E il cantiere scuola ha disossato il cantiere scuola, erano gente che avevano... L'abbiamo scoperto cos'è il cantiere scuola, ce l'ha raccontato Francesco Radice, che era tutta un'iniziativa che ha portato a sistemare il campo sportivo. Persone alcolizzate, con problemi fisici, così, cioè non erano persone normali. No? E questo cantiere scuola ha spianato il rettilineo. Le curve non erano spianate, no? Però cosa succede? Erano piene di San Carlini. San Carlini e sassi. Perché stando lì ferma, l'acqua scendendo fa salire i sassi. E c'erano sassi grossi, c'era venuto da sotto, acqua giù, è leggera, il sasso, la buttava sui sassi praticamente. E c'erano dei sassi così. Quando io ho fatto quella gara lì, poi mi trovavo a... Beh, la fermo. Innanzitutto, le è piaciuto fare il primo 400 ostacoli? Sì, è piaciuto. Sì, le è piaciuto, insomma. Per tornare a volerli fare, le è piaciuto. Avanti. Sì. Cos'è successo? Che io mi trovavo a fare i campionati di società e c'era un grande che c'è ancora, che esiste, cioè non è morto. Che è? Philippot. L'ho trovato, l'ho fatto trovare. Philippot, Armando Philippot, era l'ostacolista della Gallaratese. Era bravo e io gli ho chiesto ma cosa devo fare per allenarmi a fare i 400 ostacoli. Io non l'avevo mai fatto, no? Qui così a Savona non c'era gli ostacoli, c'era niente. Allora, per fare i 400 ostacoli, per allenarmi a fare i 400 ostacoli, come mi disse Filippo, allenati sui 400 e fai dalla partenza 1, 2, 3 ostacoli. Dalla partenza 3 ostacoli. E poi allenati sui 400. Come facevo a fare io i primi 3 ostacoli che non esistevano? Perché c'erano i San Carlini, i sassi. No, non c'erano nemmeno gli ostacoli. Stiamo descrivendo un'epopea da western. Cosa ho fatto io? Ho misurato di fianco alla rete esterna della pista, no? dalla partenza dei 400, non dei 100, la partenza dei 400. Sulla rete ho misurato il primo tratto e ho messo un ritto del salto in alto con l'asticella, 35 metri il ritto, il secondo ritto del salto in alto, con una corda perché l'asticella era una sola. Giusto. E il terzo ostacolo. E i ritti erano finiti perché erano solo due. Due. Mi ricordo. L'ho fatto con gli ostacoli dei calciatori, che sono lunghi così e alti così, circa 40 centimetri, no? Mettendoli in piedi e mettendo un'altra cordicella, no? E ha preparato i tre ostacoli. Ma i tre ostacoli erano così. Due ritti, una asticella e due cordicelle. E allora io ho cominciato ad allenarmi a fare 400 ostacoli. Ma ha tirato i San Carlini e i sassi? No. No, bene, i San Carlini e i sassi potevano rimanere. Infatti quando correvamo i 300, no? Facevamo spesso i 300, con Alfieri, con Gianetti, con Mario Alfieri, con Gianetti e Nino, partivamo sempre e arrivavamo sull'arrivo e 300 metri indietro, lasciavamo via la prima curva, i primi 100 metri là, partivamo sempre là, e partivamo sempre in fine di anno, cioè non si poteva partire uno di fianco all'altro. Ma perché cosa c'era giù? Cosa c'era giù? Terra? Terra. Sempre terra, io corso sempre sulla terra. Ma no, capito, ma quella era proprio terra da coltivo. Era la terra che era sopravvissuta alla guerra, che era sopravvissuta a tutti gli eventi. Ma cosa c'era qui prima del 53?
cioè prima della guerra qui c'era un campo sportivo, sì. Ma c'era una pista di atletica? Sì. Ah, c'era una pista di atletica? C'era una pista di atletica. C'era. Che era stata distrutta e non era mai stata ricostruita, quindi la base della pista di atletica c'era già da prima della guerra? C'era già da prima della guerra. Ok. E qui così dove si lancia adesso il martello, mi sembra, c'era una casa che non so se avesse un nome, del fascismo di Mussolini, che aveva una piscina, una piccola piscina, facevano la scherma e facevano la piscina, la scherma, poi non so cosa facevano, il tiro con la pistola. So. C'era una casa dentro lo spazio del campo del lancio del bene. Lì c'era, io me lo ricordo. Quindi. Allora, Battistini comincia a fare i 400 ostacoli in maniera, diciamo, seria, approssimativo l'allenamento, ma diciamo seria, perché comunque quando andava sui campi di gara, non so, all'arena piuttosto che in altri posti, trovava la pista con i suoi bei 10 ostacoli fatti con tutti i crismi, non con i riti e le corde. C'erano gli ostacoli. Qui? No, qui no. Qui l'abbiamo capito, ma dove andava a fare le gare all'epoca? A Milano. All'Arena. All'Arena, a Giuriati, a Radaelli. Radaelli non lo conosco. Era la pista rossa. Avevo fatto i 110 ostacoli a Radaelli. A Giuriati, però io devo spezzare, devo un pensiero che mi sta qui, no? Forza, qui possiamo spezzare tutto quello che vogliamo. Perché, anche se diciamo la racconto contro i miei tempi, contro i miei interessi, la pista dell'Arena era di 500 metri. Questo lo so, perché ci hanno fatto la famosa americana Migliorini e Balossi, americana, cioè, durante la Pasqua Atletica, due persone per tre volte per fare 3.000 metri, sì, su una pista da 500. Poi eravamo andati anche a Busto a fare la staffetta svedese, tra le altre cose, fare la staffetta svedese. Poi io, tra l'altro, avevo vinto a Masnado i 400 ostacoli che li affrontava forse per la prima volta il campione italiano di Decathlon. Un certo Coatore, che era il campione italiano di Decathlon, che la sua specialità era il salto in lungo, saltava 7 metri e 30 circa, no? Lui ha voluto fare 400 ostacoli, perché lui facendo il Decathlon fa i 100, 400 e 1500, certo. Fa i 110 ostacoli con tutti quegli altri, però dico come corsa era allenato, che se fa i 400 e i 1500 è allenato, no? E allora e partiamo, lui e io, il primo consiglio, ho le foto forse dentro lì, e chi mi ha fotografato, partiamo, e lui era avanti, aveva già l'handicap avanti, però nel rettilineo, dopo la prima curva, era avanti 40, 50 metri, 60 metri avanti, lo sproposito. Io dopo andavo col mio passo, in curva ho quasi ridotto l'handicap, quasi, una ventina di metri, avevo ancora di vantaggio, si è girato indietro perché non ce la faceva più. Io ho vinto lì, ma lui è arrivato consumato. Tant'è vero che Casarin, che era un saltatore in lungo di Busto, che saltando 6:40, 6:50 l'ha battuto nel salto in lungo, che era la sua specialità. No, ma però stavamo spezzando una lancia. Quella quale? E non so, voglio spezzare una lancia, ma quella che ho vinto a Masnago. Battendo con la torre, che era un decatleta, e quindi faceva tutte le specialità. Era il campione italiano di decatleta. Bene. Allora, io leggo qui nei miei pezzi di carta che mi stiamo recuperando, allora, che lei a Roma nel 1956, a Roma, è arrivato secondo
nella finale del campionato italiano Libertas di società. Ci sarà qualche memoria. Al di là del fatto che andavate a Roma tutti insieme, trasferta, trattoria. Con 56 e 7 io avevo fatto il record italiano dei 400 ostacoli Libertas. E avevo uguagliato. Record italiano Libertas. Uguagliandolo e quindi si dice facendo. Certo. E infatti Ira Murchison aveva 10-2 che uguagliava il record di Owens, ma anche lui era uno che l'aveva fatto. L'ho visto qui a Milano. Allora, ma di chi era quel record lì? Non lo so. Facciamo anche le domande. Era di Vittori. Di Carlo Vittori. Di Carlo Vittori, che cercò l'allenatore di Medea. Certo. Al telefono. Quindi lei ha eguagliato il record Libertas dei 400 ostacoli di Carlo Vittori con 56 nel 56. Nel 56. Bene, ma io voglio sapere un po' della trasferta di Roma. C'ha qualche memoria, qualche pensiero. Non era normale andare a Roma, penso, a fare le gare. Io posso dire che a Roma ho perso la finale per 30 centimetri perché ero diciamo costretto a fare la 4x4 che mi consumava. Che mi consumava. E poi tra l'altro Balossi, Battistini, Giannetti, Ianeselli. Tra l'altro mi ricordo che avevano forato la pista di Forte dei Marmi, avevano forato delle punte, di quelle punte di ferro larghe 5-6 cm, lunghe 2 metri, le avevano picchiate dentro nella pista di terra per far che l'acqua andasse sotto, andasse dentro e andasse sotto il drenaggio, capito? Quindi era anche un terreno pesante, bagnato, cioè conciato. E io lì la finale l'ho persa per 30 cm. Corso con un certo Sorrentino che aveva un record sugli 800 di 1,55 circa, quindi se facevi gli 800 con lui mi dava 200 metri. E me lo ricordo piccolotto con le gambe lunghe delle mie. E però mi ricordo anche che praticamente lui, che era nella corsia davanti, quindi che aveva, che è l'handicap, no, era parecchio. Mi ricordo che sull'ostacolo lo superavo perché lui non era capace di fare l'ostacolo e non lo vedevo più, ma lui tra ostacolo e ostacolo riguadagnava quei 2-3 metri che lo vedevo avanti, sempre avanti, solo che l'ultimo ostacolo era avanti ancora 2-3 metri, io ho fatto l'ostacolo, non so neanche come ho fatto fare, mi sono trovato di là dall'ostacolo. Ho alzato appena la gamba sinistra, sono passato con la destra e gli ho mangiato tutto il vantaggio che avevo sullo stacco, perché lui era lì primo. Sono arrivato 30 centimetri dall'arrivo, mi sono buttato. Tant'è vero che mi sono fermato 10 centimetri dopo. Non è che mi sono fermato, sono come caduto. Però è stato una gara allo spasimo, proprio una roba. Quindi, questo è il ricordo. Il ricordo è così, non so. Una piccola delusione. No. Un pochino. Il campione italiano, il record italiano, un pochino. Non ho ricordi di aver fatto il primo a Masnago, di aver fatto, di essere stato il 12° in Italia quell'anno lì, o di aver fatto i risultati che ho fatto anche poi a Biella, così non venivamo mai premiati, se ci premiavano una medaglia di bronzo e basta, sì. Il mondo era fatto così, sì. Quindi Battistini fa atletica fino al 57 e poi chiude la sua carriera, appende le scarpe coi chiodi, usavate i chiodi? Sì, lunghi.
lunghi tanto così, no, ma 3 centimetri, dei bei chiodoni, a pendere scarpe a chiodo nel 58. Quando vado militare. Quando basta, da allora basta. Basta perché l'ho fatto. Tra l'altro sono andato a Siena, dove era la maggiorità, ma con un anno in più di me, ed era la maggiorità di Siena, con il capitano Santoro, Mario Alfieri. Cioè praticamente Mario Alfieri mi ha dato la stecca, anche se non l'ho conosciuto. Mario Alfieri era uno dell'Atletica, sì. Appunto. Aspetta. Ah, quindi vi siete ribeccati anche a militare, il mondo era più. No, ci siamo visti, perché lui proprio, non lo sapevo neanche che era, l'ho saputo dopo, che era a Siena a fare lo scrivano, diciamo, dell'aiutante maggiore, il capitano Santoro, che poi era anche... Cosa le è rimasto di quei 3-4 anni di corse in mezzo ai San Carlini? Tutte cose belle. È stato tutte, un... Tutte cose belle. Non le è mai venuto voglia, tornato da militare, di rimettersi? Ho provato a fare 200 metri e con un ragazzo più alto di me, giovane qui, e ho provato a fare, ne ho fatti 200 metri, ma senza allenamento proprio assoluto. Mi sono imballato due volte. Capito, imballato? Certo. Mi sono imballato due volte, basta. Basta, non corro più. Quanti anni di militare si facevano allora? Sono venuto a casa... Oggi. Il 7 agosto. Il 7 agosto, oggi. Del 1900? 58, 59. Un anno e un po' di mesi. 15 mesi, 17 mesi. Il 7 agosto. Il 3 marzo sono venuto a casa il 7 agosto. Beh, con le date ci ricordiamo bene, però. Eh sì, sono le date della vita. Bene, ringraziamo Giuliano Battistini, rifacciamo gli auguri per i suoi 78 anni portati bene. Abbiamo scoperto una cosa. 77. Vabbè, 78 fra qualche giorno, abbiamo scoperto che ha fatto il record italiano Liberto dei 400, e questa è assolutamente un'informazione nuova, non lo sapevo. Di Carlo Ottori, che non è proprio l'ultimo dei nomi dell'atletica italiana. Tra l'altro io ero là, Forte dei Marmi, mi sono seduto vicino quando ho corso la batteria. E ho sentito che ha detto, questo un atleta, un bravo atleta che in quarta corsia ero stato io. Quindi con i complimenti di Carlo Vittorio. Complimenti indiretti. Grazie Battistini.